Ciao amiche, benvenuti in questo nuovo video in cui avremo un protagonista molto speciale, Mac, brand amato tantissimo qualche anno fa, poi caduto un po' nel dimenticatoio almeno sui social, ma in realtà gli appassionati di make-up come noi non l'hanno mai dimenticato, non l'hanno mai accantonato. Oggi in particolare vi volevo parlare della promozione fantastica che ogni anno Mac ripropone il giorno del Single Day, cioè l'11 novembre. Lo fa già da qualche anno. Io non posso sapere chiaramente, perché non sono mandrache, se anche quest'anno le condizioni saranno le stesse, se ci saranno delle promozioni succulente. Lo fa ormai da più di 3 anni, 4 anni e fa sempre la stessa promozione. Quest'anno chissà che cosa ci proporrà, però intanto ci cominciamo a preparare nel caso ci fosse la stessa identica promozione. In sostanza, MAC per il Single Day mette tutti i suoi best seller, tra cui i rossetti di tutte le formule, gli ombretti di tutte le formule, gli ombretti singoli, i Fix Plus di tutti i tipi, alcuni mascara, cioè non le uscite più recenti, ecco, quelle no, alcuni mascara, tipo il Dimension qualcosa mascara. E tutti questi prodotti a 11,11 euro, sarebbe meno della metà del prezzo pieno del prodotti, quindi secondo me è una promozione molto interessante. Io in occasione di queste giornate ho acquistato quasi tutti i rossetti di MAC che possiedo e tutti i Fix Plus che poi vado a utilizzare durante il corso dell'anno, cioè ne compro 2-3 a novembre, poi li utilizzo, li smaltisco durante l'anno. Che cosa vi consiglio? Anzi, prima vi faccio vedere che cosa ho comprato io gli anni precedenti e poi che cosa vi consiglio. Allora, per quanto riguarda, cosa cominciamo? Prima dai rossetti o dagli ombretti? Dai, cominciamo. I rossetti ce li teniamo alla fine, che sono il pezzo forte di MAC. Iniziamo dal Fix Plus. Allora, io li ho provati tutti. Ho provato quello alla lavanda, quello al cocco, quello, non mi ricordo se c'era un'altra profumazione, insomma. Questo secondo me, il Fix Magic Radiance con vitamina C, è il migliore. È il migliore perché ha un effetto più illuminante. È questo qua con la boccetta bianca e la scritta olografica. Ha la vitamina C. È una bruma idratante che aiuta il make-up a durare di più, ma soprattutto a fondere tutti gli strati di polvere che mettiamo sul viso, comunque gli strati di make-up, a dare un aspetto più radioso alla pelle. Ve lo consiglio, a me piace moltissimo, ma tutti i Fix Plus mi piacciono. Purtroppo non mi piace l'erogatore. Io di solito li vado a travasare in altri spruzzini che mi piacciono di più. Io spero che prima o poi li cambino. Comunque, questo, il mio, se ve lo state chiedendo, se vi interessa, è il mio preferito. Questo ha la vitamina C Radiance. Poi gli ombretti. Ora, gli ombretti singoli sono fantastici quelli di MAC. Ce ne sono di diversi finish. Ci sono quelli matte, ci sono quelli, non ricordo i nomi, perdonatemi, quelli insomma satinati, quelli metallizzati, e ci sono poi i famosissimi Dazzle Shadows, che secondo me sono degli ombretti spaziali. Come ombretto singolo di MAC, io ho soltanto questo nella colorazione Olive, no, Mo Money Mo Problem, che è un oliva bellissimo, di cui vi faccio adesso lo swatch. Molto intenso, molto sfumabile. Io di solito con quest'oliva ci faccio uno smoky a tutta palpebra e poi magari sopra vado a tamponare un po' di questo ombretto che adesso vi farò vedere. I opachi di MAC sono sfumabili, intensi, sono buoni. Non sono i migliori in assoluto, cioè, come quelli di Natasha Denona, però insomma anche quelli di Wycon ultimamente, le ultime palette, io li metto proprio al top, però insomma sono buoni, però sinceramente a prezzo pieno gli ombretti di MAC secondo me sono troppo cari per quello che offrono. Sono ombretti affidabili, sono pro, durano sulla palpebra, però insomma c'è anche, secondo me, ci sono cose anche più belle, più innovative sul mercato. Allora, un ombretto che sicuramente vi consiglio è, per chi ama i verdi, è Joy The Glitz della linea Dazzle Shadow Extreme. Questi ombretti, se non ricordo male, a prezzo pieno costano 28, 29, 30 euro. Ecco, prenderlo a 11 euro e 11 centesimi, voi capite che è una bella bazza, come si dice a Bologna. Questo è un ombretto cremosissimo, metallizzato, vedete, con un sacco di riflettenze.
lo metto di fianco a questo. È sempre un'oliva, però con in superficie dei riflessi dorati ed è bellissimo. In combo con questo matte è la morte sua. Vedete, c'è. Volendo, ci sono altri ombretti altrettanto belli che costano di meno, eh. Però insomma, questo è un bellissimo ombretto e io ve lo segnalo. Di questa tipologia avevo comprato l'anno scorso, quindi questi li avevo comprati 2 anni fa, questi due verdi. L'anno scorso invece ho comprato questi altri due. Questo è I Like to Watch, sempre Dazzle Shadow, che è, adesso ve lo faccio vedere, non saprei neanche come definirlo. Ha una base fredda con un riflesso verde dorato. È particolare questo ombretto perché appunto è la base rossastra che lo rende molto particolare e sulla palpebra è particolare. Vedete che ha una base rossastra e questo riflesso in superficie dorato, ha dei brillantini dorati ma anche verdognoli. Molto particolare, stiamo parlando comunque di ombretti sottili, non sono super doppio triplo wow come alcuni di palette che vi ho mostrato recentemente, però sono dei begli ombretti da tutti i giorni, insomma. Poi ho preso l'anno scorso, sempre di questa linea Dazzle Shadow, questa con tonalità Dreamy Beams, che è un tipo un melanzana, molto bella anche questo da tutti i giorni. Un marrone melanzana. Ha una base marrone con riflessi color melanzana. Quindi questo è un extreme, più luminoso. Questi sono più discreti. Ribadisco, per tutti i giorni per andare in ufficio sono più che belli. Sono gli ombretti più belli che abbiate mai visto? No, lo potete vedere da soli. Però, sono carini. Ecco, io sugli ombretti di MAC non so se conviene investire più di tanto. 11 euro li vale, ma a prezzo pieno 30 euro anche no. L'anno scorso avevo preso dalla collezione limitata, ma non credo che sarà in offerta quest'anno. Però ve lo faccio vedere perché mi fa piacere. Questo Ice Gold Sparkler della collezione natalizia che io ho utilizzato proprio la sera di Natale. Questo è un dorato molto glitteroso e sbrilluccicoso che si può usare anche come io ho usato perlomeno come top coat. Anche questo ha questi glitter dorati con una leggera sfumatura verdognola. Allora, questo è bellissimo tamponato sopra questo perché si sposa benissimo, ve lo faccio vedere. Però ci vuole comunque una base, una colla glitter perché è molto spolverino. Io l'anno scorso avevo fatto un trucco con questi due ombretti insieme e vi assicuro che sull'occhio è molto 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 carino e raffinato. Non so se si può cogliere. Ok, e questo è tutto per quanto riguarda gli ombretti di MAC, ma passiamo alla parte interessante, i rossetti. I rossetti che vi mostrerò li ho presi tutti, quasi tutti, in occasione di queste promozioni, perché li ho presi tutti a 11 euro, 11 centesimi, quindi per me sono stati un vero affare. Ve li mostro in ordine sparso, sono tutti i rossetti di MAC che possiedo, perché insomma non ricordo esattamente quando ho comprato quale ombretto, quindi me li mostro così random. Allora, ah, iniziamo subito col botto, uno dei miei colori preferiti di sempre di MAC. Questo l'ho comprato l'anno scorso, me lo ricordo. È Marrakesh, è un rosso ruggine, assolutamente caldo, molto caldo, che è per me stupendo. Ma devo aggiungere altro, stupendo. È un marrone mischiato con il ruggine, con il rosso ruggine, quindi è intenso, assolutamente portabile, secondo me anche di giorno. Ve lo faccio vedere qua, ecco perché a volte il palmo sfalsa un po', essendo più chiaro. È molto raffinato, adatto per, secondo me, su incarnati caldi o comunque non chiarissimi. È bellissimo, è proprio stupendo, proprio. E dal vivo è un pelo più rosso di come si vede in camera. In camera si vede di più l'aspetto più marroncino cannella, ma c'è una punta di rosso che viene fuori di presenza molto di più. Questo
Questo è nella formulazione matte, che è bellissima. I matte di MAC sono, secondo me, confortevoli, cioè non credo secchino particolarmente le labbra e non si applicano in maniera abbastanza morbida, cioè non li trovo più secchi di altri, ecco, assolutamente. Quindi sono assolutamente approvati, durano tanto, a me piacciono tantissimo. Un altro matte, questo è un must invece dell'estate, è Lady Danger, è un rosso aranciato molto vivace che io indosso soltanto quando sono abbronzata, perché vi dico la verità, in pieno inverno o quando sono ancora molto chiara lo vedo un po' troppo sparato. Io non sono armonicamente, non ho dei contrasti forti, quindi devo andare per armonia, non per contrasto. Quindi questo su di me fa troppo contrasto quando sono bianca, ma quando ho un pelo di abbronzatura, ragazze, è fenomenale. Vedete com'è aranciato, è un rossetto decisamente molto caldo che in estate spacca. Allora, quest'altro matte è un altro dei miei colori must della stagione autunno-inverno, che è Chili. È un Marrakesh, però un po' più portabile di Marrakesh, un po' più rosso, un po' più. Mamma mia, che bello! Forse ecco, questo è il mio colore preferito di MAC. Chili. Infatti, vedete quanto l'ho usato. Forse è il rossetto che ho usato di più in assoluto tra quelli di MAC. Allora, come potete vedere, questo ha più marrone, questo ha più rosso e un rosso mattone, un rosso cannella, un rosso chili, sì, un rosso peperoncino. Scuro e caldo, stupendo, 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 meraviglioso. Questo è il mio preferito di MAC in assoluto ed è quello che ricomprerei per primo. Se domani sparissero tutti i miei rossetti di MAC, andrei a ricomprare Chili perché ora vedrete, lo userò praticamente come se non ci fosse un domani nella stagione autunno-inverno. Andiamo avanti perché troviamo. Anzi, prima vi faccio vedere tutti i matte che ho. Allora, questo è sempre un matte lipstick ed è uno dei miei nude marroncini della vita, ossia il numero 666 Sweet Deal. È un nude. Oddio, non è proprio marroncino però. No, non è marroncino, scusate, mi ero confusa con un altro colore. Questo è più rosato. È un nude rosato, non freddo sicuramente, ma neanche tanto caldo, direi abbastanza neutro, molto carino, molto raffinato. E questo è il 666 Sweet Deal. Mi ero confusa con un altro colore che adesso vado a prendere. Eccolo, il mio nude marroncino tipico, perfetto, il 616 Taupe. Che è caldo, quindi ragazze, non sta bene secondo me sugli incarnati freddi. Infatti, Matilde Baldi non l'aveva apprezzato particolarmente. Ecco qua. È un nude marroncino perfetto per gli incarnati neutro caldi perché ha una punta calda. Io non direi però che è eccessivamente caldo, non è molto rossiccio. Di presenza è un po' più caldo di come lo si vede in camera, però è il nude marroncino di intensità medio chiara. Che è perfetto semplicemente sulla mia carnagione. Continuiamo con un altro matte che è l'iconico Velvet Teddy che ho indossato proprio ieri ed è un nude più chiaro e più rosato di questo, vedete? Ed è più chiaro di ovviamente di Chili, ma Chili ha anche una componente più rossastra. Ecco, lo possiamo paragonare a questo. Che era Sweet Deal, mi pare. Sì, però è più chiaro, vedete? Velvet Teddy è più neutro e più chiaro di questo. Anche questo io lo devo usare con una matita più scura a contorno, se no tende a essere troppo chiaro, però è un nude assolutamente neutro. Va bene a tutti. E si può modulare di intensità con una matita più chiara, più scura, quindi stupendo anche lui. Poi di matte non ho più nulla. Adesso vi faccio vedere l'unico rossetto nella tonalità, cioè nella finish Lust Glass, quindi un finish glossato, che è il 544 Business Casual, che sì, un rosso desaturato caldo glossato. Vedete la differenza di finish? Infatti, l'unico con cui lo potrei mettere a paragone è Chili, però è molto più desaturato, più tenue.
Comunque vedete che c'è una sfumatura calda, bellissimo anche lui, stupendo, meraviglioso. E questo è il 544 Business Casual. Poi andiamo a due rossetti della Finish Powder, oddio, non ci vedo più, Powder Kiss, famosissimo, iconico texture di MAC, più polverosa, più stile un po' coreano, più tipo powder power di Kiko. Allora, questa è la tonalità 314 Mull It Over. Mamma mia, questi sono due marroncini spettacolari. Questo è decisamente caldo. È un cannella decisamente più caldo, bellissimo, mamma mia, stupendo. Questi si riconoscono, il pack è più soft touch di quelli matte, che invece sono più lisci, diciamo. E questa è la tonalità 973 Stay Curious. E anche questo è caldo, però è più rosso. Vedete? Questo qua. Un po' più rosso di questo, cioè questo è sempre rossiccio, però più cannella con una punta di marroncino in più. Questo è più invece rosso, rosso però sempre desaturato. Ma questi rossetti nascono, guardate anche il bullet è vellutato, per dare proprio un finish, un risultato molto desaturato sulle labbra. Li potete tamponare e fare una sorta di wash of color sulle labbra oppure stratificare fino a ottenere l'intensità desiderata. E questi sono tutti i miei rossetti in bullet, però non è vero perché io ho anche dei mini rossettini di MAC, mi sto ricordando adesso, ma adesso li vado a prendere. Poi vi faccio vedere, perché anche questi erano in offerta per il Single Day, i Powder Kiss Liquid Lip Color, cioè sono dei rossetti liquidi, poi in una texture mussosa che vanno a fare l'effetto coreano, sempre un po' desaturato, un po' polveroso, e questo è il colore che mi fa dannare l'anima dalla bellezza, e cioè 974 Rhythm and Roses. È praticamente una specie di una via di mezzo. Adesso ne ho applicato un quintale, ma dovete immaginarlo anche più desaturato. È una via di mezzo tra Chili e Marrakesh, vedete? Tra questo è Marrakesh, questo è Chili, e lui è una via di mezzo, sempre un rosso caldo. Ragazze, questo è, poi ovviamente si può sfumare, si ottiene un effetto più desaturato, è stupendo, è il rossetto, diciamo, aranciato, il rosso aranciato, caldo, invernale, più bello di sempre, insieme a Chili. Io li metto a paragone, per me sono i due rossetti di MAC più belli, cioè quelli che mi stanno meglio. Io mi vedo bella quando indosso questi rossetti, non saprei come altro spiegare, proprio lo vedo proprio bene, si armonizza benissimo con le mie tonalità e lo potete vedere anche voi. Adesso vado a vedere se riesco a recuperare, perché avevo due rossetti, due o tre rossettini di MAC, però in mini taglia. Ne ho trovato uno, solo uno in mini taglia, e forse ricordavo male io, ne avevo solo uno, che però è di una tonalità che mi piace da morire ed è Mocha, Mo CHA, ed è un satin lipstick ed è questo marroncino, nude marroncino satin, cioè un po' più cremoso dei matte, ma meno shiny dei Cream Last, quindi una via di mezzo, direi un cremoso, ecco, meno glossato del Cream Last. E questo è un marroncino stupendo, Mocha, quasi quasi, insomma, vabbè, finché ce l'ho in Italia non lo compro in full size, però lo comprerei decisamente in full size perché è uno dei miei colori, ha un bilanciamento perfetto tra rosa e marroncino e quella giusta punta di caldo che piace a me. Ragazze, io spero di esservi stata utile avendovi mostrato tutti i prodotti di MAC che ho comprato in occasione dei Single Day. Secondo me è una promozione troppo interessante e che non, insomma, non ci dobbiamo lasciare sfuggire. Cosa comprerò quest'anno? Non lo so. Andrò sicuramente a ricomprare Mer, che è un rossetto che a me piace moltissimo, è un rosato, un nude rosato iconico di MAC, un po' più freddino di quelli che porto io, però è uno di quei rosati malva che stanno bene a tutti. E io l'avevo comprato l'anno scorso, ma per regalarlo a mia madre, ne avevo comprato due appunto da regalare a mia madre, tra cui c'era Mer. E quindi
Non lo so, magari farò un giro in negozio e svuocerò tutti gli altri rossetti e vedrò di prenderne uno o due tra quelli che mi colpiranno di più. E magari prenderò anche una scorta di Fix Plus. E voi cosa comprerete? Andrete a fare un giro nei negozi MAC l'11 novembre? Vi ricordo che la promozione sarà attiva anche online. Quindi se avete delle domande o delle curiosità, scrivetemi giù nei commenti. Un grande bacio e al prossimo video. Ciao!